Con la mia serie di video Comics and Science mi occupo delle storie disneyane che presentano spunti e contenuti scientifici, prendendo in prestito il titolo dell'omonima serie di storie proposte sul settimanale. E visto che sul topolino numero 3461 c'è proprio una storia uscita con il bollino omonimo, eccovi il video dedicato. I Bassotti e la guida sicura di Marco Bosco e Giampaolo Soldati, come scopriamo sin dalla terza pagina, si occupa delle automobili a guida autonoma. La storia non è la prima uscita su Topolino ad affrontare il tema. Sul Topolino numero 1978 del 1993 usciva Zio Paperone le avveniristiche Automa Automa di Fabio Michelini per i disegni di Dalmau. Nella storia di Michelini però non siamo di fronte alla moderna concezione delle auto a guida autonoma. Paperone infatti, usando un terreno poco fuori Paperopoli, costruisce una vera e propria pista elettronica sopra la quale far muovere delle auto elettriche controllate da un computer, che così ne può impedire gli incidenti. L'ispirazione viene a Paperone da un videogioco dei nipotini in cui il giocatore deve controllare il traffico dei veicoli all'interno di una città, evitando gli scontri, cosa quest'ultima che il computer riesce puntualmente a impedire. Un gioco di questo genere è ad esempio Traffix. Nel caso non doveste conoscere altri altrettanto interessanti, ci sono i commenti del video per consigliarli. Torniamo alla storia. C'è una coincidenza non so quanto voluta tra la storia di Michelini e lo stato dell'arte dell'epoca nel campo della guida autonoma. Nel 1991, infatti, il governo statunitense aveva finanziato con 650 milioni di dollari il National Automated Highway System. Il progetto prevedeva l'uso combinato della tecnologia di automazione installata sui veicoli che si sarebbero trovati in comunicazione con della tecnologia analoga posta lungo l'autostrada, realizzando così una rete cooperativa tra veicoli e infrastruttura. Per rete cooperativa si intende una rete in cui i nodi si comportano per ottenere un vantaggio comune. Il progetto si concluse nel 1997, ma nonostante il successo non ebbe il conseguito. Non si sa come mai, forse a causa della legislazione dell'epoca. Sicuramente è un po' difficile pensare che si siano riscontrati dei problemi simili alle interferenze che hanno fermato invece il progetto di Paperone. Interessante, ad ogni modo, prima di passare velocemente all'era moderna raccontata nella storia di Bosco, ricordare come gli studi sulle automobili a guida autonoma hanno all'incirca un secolo di età. Il primo esperimento in tal senso, infatti, risale al 1925, quando tra le strade di New York venne fatta girare una Chandler radiocomandata. A guidarla era un uomo a bordo di un'altra auto che seguiva la prima e che comunicava con la Chandler tramite un impianto radio. La Chandler era a sua volta dotata di un'antenna ricevente. La prima auto semi-automatica, invece, risale al 1977. E fu sviluppata dal Tsukuba Mechanical Engineering Laboratory in Giappone, che però richiedeva strade appositamente segnalate in modo tale da guidare un computer analogico posto a bordo del veicolo tramite due telecamere. Come invece ricorda Intellettuale 176 ai suoi fratelli, l'attuale tecnologia delle auto a guida autonoma si basa sull'intelligenza artificiale. In pratica, il computer di bordo dell'auto, grazie all'uso di algoritmi di rete neurale, è in grado di imparare dall'ambiente circostante, facendo tesoro dei propri errori per migliorare l'apprendimento, in questo caso la guida. Molto brevemente, una rete neurale è, a tutti gli effetti, una rete costituita da nodi connessi uno con l'altro. Ciascun nodo si comporta come un neurone, immagazzinando le informazioni che gli competono. Anche sul Mickey Mouse Mystery Magazine numero 7 del 2000, riproposto sul numero 4 della ristampa cartonata, si parla di intelligenza artificiale applicata alla guida di un veicolo, in questo caso di un treno. In descrizione potrete trovare un articolo che ho dedicato all'uso delle reti neurali in astronomia, in particolare nello studio delle immagini astronomiche. Altra applicazione interessante delle reti neurali è poi il completamento della decima sinfonia di Beethoven, che ho usato come sottofondo musicale.
a partire dagli appunti lasciati a suo tempo dal compositore. E anche di questo trovate il link dell'articolo in descrizione. Prima dei saluti finali ringrazio Samu del forum del Paper Sera che mi ha aiutato a ritrovare il titolo della storia di Michelini e i riferimenti bibliografici. A questo punto, ricordandovi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video caricati, non mi resta che dirvi saluti a tutti!